Coppetta Food Passion, allora sta aprendo proprio questo pomeriggio un nuovo locale di Coppetta Gelateria. Adesso passiamo al salato, accanto a me uno dei titolari. Come è nata questa idea? Da molto tempo che ci pensiamo, i nostri clienti desiderano anche il salato, che ne so, ci ordinano una torta di compleanno, qua c'è il classico, l'arancina, tutti i pezzi salati che noi non li potevamo accontentare. Anche il locale fa denotare appunto questa diversità dai soliti locali che abbiamo a Mazara, nella sua architettura, nella sua estetica. Sì, abbiamo voluto creare un locale diverso, adatto al centro storico, alla zona pedonale, e questo stile arabeggiante che ricorda le nostre tradizioni. Abbiamo messo anche una forchetta, un cucchiaio in ferro battuto che fanno capire che c'è un mangiare buono, che facciamo anche i primi piatti veloci, all'una. È un locale che si trasforma in tutte le ore, colazione la mattina, aperitivo, apericena, anche pub la sera si trasforma con dei cocktail, però noi puntiamo sulla tavola calda, pasticceria e tutt'altro. Diciamo qui si fa la differenza. Certo, noi continuiamo la nostra linea, la qualità, tutte le bontà curate. Abbiamo scelto il nostro pasticcere. Avete uno chef particolare, uno chef palermitano Doc. Sì, Doc. Noi la pasticceria palermitana ci ha sempre affascinato e abbiamo coronato un piccolo sogno. Si passa dalla panella palermitana alla crocchetta palermitana, tutti sapori buoni e diversi dai nostri. Certo, lo sfincione che è anche una tradizione loro, siamo affascinati, quindi ci buttiamo in questa avventura. In bocca al lupo. Crevi. Accanto a me lo chef Parisi, tutte queste bontà create dalle sue mani. Sì, contatto, esperienza e c'è sempre da imparare. Perché oggi come oggi non devi solo fare comprare le persone, deve essere già bello solo a vederlo. Anche prendendo questa arancina Venere con la caponata direttamente, il tocco di basilico e il radicchio, mangiarlo con una vellutata di funghi è la fine del mondo. Poi ci sono anche, posso dire, la focaccina, il panino fatto mio con la focaccina. E la ricotta, sale, pepe e un pochettino di papaveri, cioè delle piccole cose. Per però, dare proprio il tocco in più. Esattamente, anche per far mangiare bene la gente e ritornare di nuovo. Perché loro ritornando ci fanno aprire di più la fantasia a fare cose buone per loro. Per noi sarebbe un onore e farli a tutti contenti. Mi parlava poco fa, anche le piadine sono fatte da voi, è fatta proprio con le sue mani questa piadina. Infatti questa sarebbe quella palermitana, che la facciamo noi direttamente con l'impasto nostro. Non è come quella, infatti questa di qua quando te ne mangi una, ti invita già l'altra, perché c'è una differenza anche nel sapore, perché loro la fanno a Bologna, la fanno un pochettino più dura, noi la facciamo croccante. Cioè, morbida e croccante, cioè, sono invitanti allo stesso tempo. Anche il croissant, diciamo, lo faccio io direttamente, anche di con mascarpone, wurstel, Philadelphia, e poi ci puoi trovare anche un pochettino di olive verdi. Cioè, la cucina è proprio una passione, si vede anche nel suo lavoro, che ogni piatto, ogni vassoio ha la sua particolarità. Sì, perché questo è importante, perché tu quando vai a mangiare un prodotto devi valutare, devi accompagnare tutti i sapori, se no diciamo trovi il contrasto. È anche importante, anche nel panino con le panelle vai a mettere la giggiolena, perché se gli vai a mettere i semi di papavero già ti cambia anche il sapore del panino con le panelle. Dico, una cosa banale. Pure diciamo questo di qua, che andiamo a fare noi direttamente con patatine, wurstel e scamozza, quindi senza cimino, perché si mangia meglio senza cimino, perché se gli mettiamo dei cimini di sopra già ti cambia anche il sapore.